Ben ritrovati, miei blasfemi amici. Archive 81 è una serie Netflix di 8 episodi ispirata all'omonimo podcast creato da Dead Signals, giunto a 3 stagioni con una quarta pianificata. La storia del podcast prende avvio dal ritrovamento di una serie di nastri appartenuti a Dan Powell, dai quali si apprende che stava restaurando diverse videocassette inerenti un documentario girato attorno a un edificio, il Visser, nel 1994. Le vicende raccontate nella serie TV divergono in un aspetto cruciale rispetto al podcast, l'esistenza di Kalego al posto della città, e sono assenti alcuni riferimenti che permettono di comprendere appieno la lore dell'ambientazione. Stando alle dichiarazioni della produzione, comunque, il progetto TV dovrebbe proseguire, con la possibilità quindi di espandere la lore alla base degli eventi narrati nella serie. La serie TV non è ispirata a nessun racconto di Lovecraft in particolare, ma risente fortemente della sua firma immaginifica. Abbiamo quindi una riproposizione pedissequa degli elementi cardine della mitologia lovecraftiana. Un evento astrale, l'allineamento con una cometa che avviene ogni 70,6 anni, un culto anni 20 che compie sacrifici umani per attuare l'avvento di una divinità blasfema, la Voss Society, un libro di stregonerie come in I sogni della casa stregata, un idolo blasfemo che somiglia per certi versi a Cthulhu, le rivelazioni su fatti autentici e terribili scambiate per manifestazioni psicotiche di chi ha scorto la verità. Mentre nei racconti di Lovecraft le testimonianze dei fatti sconcertanti sono prodotte tramite lettere, diari e racconti orali frammentati, qui abbiamo una serie di vetuste videocassette che richiedono di essere restaurate per portare alla luce i tremendi fatti di sangue, dei quali sono state testimoni. A seguire presentiamo gli eventi della serie TV e quelli provenienti dal podcast originario, per comprendere la storia di Archive 81 nella sua interezza. Archive 81, la storia nella serie TV. 1924. Iris Voss e il suo culto di occultisti compiono un rito di sangue per evocare su questo piano il demone extradimensionale Kalego. La donna intende servirsene per avere un figlio. Il rituale non va a buon fine. Iris viene risucchiata nell'altra dimensione e Villa Voss crolla. 1994. Il professor Samuel Spear, Alexander Davenport, uno studioso del culto Baldang, si trasferisce nell'edificio Visser, sorto sui resti di Villa Voss, e riesuma la setta, raccogliendo il materiale necessario per il rituale. Attira al Visser Melody, una strega Baldang a sua insaputa, e tenta nuovamente il rituale. Lo scopo è quello di aprire un interstizio con l'oltremondo, una dimensione specchio nella quale si trova Kalego. Anche questa volta il tentativo si conclude con un disastro. Anziché Kalego appare Iris Voss, il Visser va a fuoco e Melody viene risucchiata nell'oltremondo. Il rito, da quanto si intende, serve a dipanare il velo tra i due mondi, ma richiede specifiche condizioni per avvenire correttamente. Probabilmente rivestire la stanza di caronite sintetica ricavata dalla cometa Caronte serve a eseguire il rituale fuori dalle condizioni astrali propizie, ma l'assenza di Baldang accondiscenti potrebbe essere la ragione perché il rituale fallisca entrambe le volte. Kalego, a quanto pare, è un'entità di un'altra dimensione che ha lo scopo di attirare quante più persone possibili all'interno del suo mondo, in quanto, letteralmente, soffre di solitudine. A questo scopo esorta i suoi fedeli, che si aspettano di ricevere da lui benefici terreni, a compiere un rito che prevede il ricorso a un idolo, nella quale presumibilmente il demone è intrappolato, il passaggio della cometa Caronte, il sacrificio di sangue e la collaborazione di una strega del clan Baldang. Tali streghe, in passato, evocarono il demone provocando distruzione, dopodiché, pentite, lo sigillarono. Kalego, comunque, non è un'entità inventata da Lovecraft, né ereditata da qualche credenza esoterica reale, ma soltanto un generico essere extradimensionale creato appositamente per la serie. Dei fatti di cui sopra restano delle videocassette che testimoniano gli eventi dalla prospettiva di Melody. 25 anni dopo, le videocassette vengono messe all'asta in un deposito del New Jersey. Il padre di Dan, il professor Turner, se ne impossessa e alcune persone bruciano la sua casa. Dan Turner viene incaricato da un uomo facoltoso di nome Davenport, il fratello maggiore di Samuel Spear, di restaurare il contenuto delle videocassette e a questo scopo viene fatto alloggiare in una struttura separata dal resto della civiltà, al fine di ridurre al minimo i suoi contatti con il mondo esterno. Dal contenuto delle cassette, Dan ricostruisce le vicende attorno a Melody, una filmmaker che intervistava gli occupanti del condominio Visser per ricostruire la storia di quel nucleo sociale.
Dan viene a sapere anche di altri aspetti inerenti alla vita di Melody attraverso una preoccupante muffa prodotta da Kalego, il quale può manifestarsi tramite le riprese video dei riti, che genera una sorta di legame psichico tra i due, posti in due epoche storiche differenti, al punto che in un'occasione Dan crede di incontrarla ai tempi del documentario girato anni prima. Annabelle, l'amica di Melody, ancora viva, informa Dan che Melody è ancora viva e che sta aspettando che lui la faccia uscire dall'oltremondo. Dan e il suo amico mettono fuori combattimento Davenport e decidono di ripetere il rito per liberare Melody. Aiutato dalla madre di Dan, una strega Baldang, Dan attraversa il velo entrando nell'oltremondo, dal quale fa uscire Melody nella nostra epoca, non invecchiata. Dan però, da quanto sembra di capire, riemerge in ospedale nel 1994, anziché ai giorni nostri, oppure si trova sempre nell'oltremondo modellato per rispecchiare tale epoca. Qui si concludono i fatti narrati nella prima stagione TV. Archive 81, la storia nel podcast. La LMG, una gigantesca e spietata multinazionale, opera in innumerevoli settori economici, inclusi la ricerca sull'occulto, venendo ostacolata da un gruppo chiamato Il Culto. In questa ambientazione sono presenti delle strane genti, Weird People, degli individui che sono profondamente mutati dopo essere entrati in contatto con fenomeni soprannaturali, come la città, una dimensione adiacente alla nostra, o i Leviatani, entità che incarnano principi o idee. I Leviatani hanno ognuno un certo grado di potere e di fedeli, al punto che possono essere uccisi per impossessarsene. Nel 1951 venne edificato il Visser Building, il quale era ricoperto da un'entità chiamata il Coro, che spingeva i suoi fedeli a offrirgli sesso e vite umane. Tra i suoi adoratori del Leviatano Visser vi sono la famiglia Voss e la Visser Historical Research and Preservation Society. Nel 1994 la LMG, spacciandosi per un'agenzia governativa, incarica Melody Pendras di investigare sul Visser nell'ambito di un progetto di ricerca. L'edificio crolla e Liam Davenport si mette d'accordo con Iris Voss per recuperare i nastri di Melody. Negli anni 90 la LMG tenta di ricreare il Visser come Vining Towers e anche queste si nutrono di anime umane. Nel 2015 la LMG incarica Dan Powell di restaurare i nastri e così facendo apre un portale per la città. Dan invia i nastri a Mark permettendogli di ricostruire la vicenda. Nella seconda stagione del podcast, Dan finisce nell'avamposto, il quartier generale della LMG nella città, dove viene trasformato da un certo Rhett in un cyborg nastro che registra quanto avviene attorno a lui. Qui incontra altri personaggi come Clara e Lou e apprende informazioni sui Leviatani. Qui è presente infatti un Leviatano chiamato il Curatore, che ha l'aspetto di un museo i cui interni cambiano. Il Curatore afferma che nel nuovo corpo di Dan è stato inserito un Leviatano, il Suono. Il bambino. Dan e gli altri decidono di cercare Melody e si fanno dare un passaggio dalla donna barca. Si scontrano con Davenport, che viene ucciso. Melody, con il pezzo di Visser in suo possesso, li rimanda tutti a casa. Dan torna dal suo amico Mark e questi gli toglie il nastro principale, nell'attesa di riuscire a farlo tornare umano. Dan rimane così in uno spazio tra la terra e la città. Nella terza stagione del podcast, Nicholas e Christine eseguono un rituale di purificazione e trovano una cassetta di Dan che esorta a trovare Melody. Tramite un rituale, la donna li informa che devono trovare il telefono pubblico, un'entità che dona loro un rituale di protezione. In questa stagione, i protagonisti entrano in contatto con l'uomo statico, un'entità in origine umana divenuto un essere non euclideo, e con i membri del culto, come il mercenario Alistair. Dan, ora in possesso di nuovo di un corpo umano, riappare e si ripropone di riportarli a New York grazie al potere che possiede. Christine viene ricondotta dal suo amato Lou, mentre Nicholas si propone di continuare a studiare magia per aiutare Uomo Statico a riacquisire un corpo umano. E con questo è tutto. Ti è piaciuta la serie TV? Lasciami un commento. Noi ci vediamo al prossimo video.